Buongiorno, benvenuti, bentornati a Casa La Terza. Oggi abbiamo organizzato due dirette, forse alcuni di voi hanno seguito fino a pochi minuti fa l'editore che ha dialogato con Stefano Vella e quindi ha affrontato la questione dell'emergenza che stiamo vivendo da un punto di vista più direttamente scientifico, medico e sanitario. Tra pochi minuti invece parleremo sempre di alcuni aspetti legati all'emergenza sanitaria, ma su un piano più storico e di racconto. Io sono, scusate, sto invitando in diretta il nostro ospite. Io mi chiamo Via Di Trapani e sono un editor della casa editrice. Siamo in diretta dalla sede romana dei nostri uffici, quella che noi dipendenti chiamiamo affettuosamente il Villino. E qui dal Villino ho chiamato poco fa a unirsi a noi Alessandro Marzomagno, l'ospite di oggi che ci risponderà da Milano. Vediamo se... Eccolo qui, richieste. Alessandro si unisce a noi. Alessandro Marzomagno, nel frattempo ve lo presento, ha una formazione storica. Ecco, ciao Alessandro. Buongiorno, mi vedete? Buongiorno, ben trovato. Ti vediamo, ti sentiamo, chiedo Bene. conferma agli amici che ci seguono, questo è tutto un lavoro cooperativo. Ti stavo presentando e quindi lo Bene. faccio in tua presenza, così mi correggerai se dimenticherò qualcosa. Stavo dicendo che hai una formazione storica, sei giornalista, hai lavorato per molti anni come inviato, soprattutto al Diario della Settimana, e da diverso tempo svolgi un'attività di divulgazione, soprattutto storica, sia in televisione sia attraverso la pubblicazione di libri, molti dei quali di grande successo e alcuni dei quali dedicati alla tua città natale, che è Venezia. L'ultimo Mi libro. sembra che sia una persona importante descritta così, insomma, Va bene la presentazione, confezionata sì. bene. L'ultimo libro che Alessandro ha pubblicato, vediamo se qualcuno ci dice che sente e vede bene, datemi un segno di vita, è questo volume che vediamo, ahimè, come sempre al contrario, su Instagram, che si Se lo intitola... faccio, se lo mostro io è dritto? No, No, è perché abbiamo tutti la sempre rovescio. telecamera. Non Vabbè. ha effetti speciali. Comunque, si chiama La Splendida Venezia 1499-1509. Ne parleremo diffusamente fra qualche minuto. E anticipo solo che questo ultimo libro di Alessandro racconta un decennio di storia della Serenissima in cui al declino politico e militare della città si accompagna insperabilmente all'inizio, come dire, una crescita della città da un altro punto di vista, che è quella del suo ruolo centrale nella cultura, nelle arti, destinato poi, come dire, a rimanere solido nei secoli a venire. Sulla Venezia dei primi del Cinquecento parleremo tra poco, Alessandro, e sarà interessante anche capire se c'è Bene. una lezione che arriva fino a noi da questa storia. Ma volevo avviare questa nostra chiacchierata intanto chiedendoti come stai e come va la Bene, tua tutto a posto, grazie. vita da Sono a reclusa. Milano, ma insomma, chiuso in casa, esco ogni tanto per fare la spesa, ma insomma, io sto bene. Mi dicevi qualche giorno fa che tu vivi al quartiere Isola, che negli ultimi Sì. anni è stato centro di una ritrovata movida e che mi confermi che i milanesi del quartiere sono ligi alle regole e anche lì di movida Sì, non ce adesso è deserto, vuoto, insomma, non ho n'è. Com'è ovviamente stato giusto a casa. che sia per la responsabilità che abbiamo tutti. Allora, Alessandro, io volevo iniziare questa nostra chiacchierata raccontando ai nostri amici che ci seguono un episodio, diciamo, di cucina editoriale. I libri, come noi sappiamo bene, nascono anche da chiacchierate, discussioni, proposte dell'autore o dell'editor che poi vengono accantonate. E nei confronti frequenti che ci sono fra di noi, qualche mese fa tu mi avevi fatto una proposta che è appunto tra quelle che al momento sono state messe da parte, perché lo possiamo dire, stiamo già lavorando a un altro libro, molto interessante e curiosa, che era una proposta di libro
libro su ciò che il mondo deve a Venezia, perché appunto tu mi hai scritto all'epoca, ci sono tante invenzioni che devono la loro origine a scelte, decisioni, invenzioni, pensate che si sono avute appunto in Laguna. Mi avevi mandato anche un primo elenco, mi fa piacere condividerlo con chi ci ascolta, in ordine alfabetico. Nomino alcuni aspetti della nostra vita di cui siamo debitori a Venezia: ballottaggio, Bellini, Carpaccio, vado rapida, ciao, io pensavo fosse una cosa triestina, ti confesso, ma non ci soffermiamo, Ghetto, Lazzaretto, entriamo nel vivo, ma anche Regata, ma anche Zecchino, ma anche Bellini, insomma c'erano un sacco di aspetti della nostra vita quotidiana, alcuni divertenti, scanzonati, perché i veneziani sono anche degli appassionati di buon vivere, altri invece più legati ad aspetti istituzionali, seri o anche tragici. Non c'è in questo elenco, alla lettera Q, la parola quarantena. Poi tu mi hai spiegato ieri che la parola quarantena effettivamente non è una parola veneziana, ma, e su questo ti chiedo di raccontarci una storia, la pratica della quarantena nasce invece a Venezia. Sì, diciamo che l'opinione comune, la vulgata, che anch'io ho riportato fino a un poco tempo fa, sostiene che la parola quarantena sia il veneziano per quarantina, che è vero, perché è così. Ma in realtà, ci tengo a citarlo, un linguista, si chiama Lorenzo Tomasin, che è veneziano, adesso insegna all'università in Svizzera, e ha fatto uno studio su questa cosa e ha stabilito che in realtà la parola quarantena è stata usata per la prima volta a Milano nel 1576, con la cosiddetta peste di San Carlo. Per cui, insomma, anche questa cosa che la parola sia veneziana è una leggenda, e poi ce ne sono tantissime di leggende nella storia, non è nella prima, nell'ultima, nell'unica. Comunque, la cosa che appunto possiamo dire invece è che a Venezia si usava la parola contumacia, quindi non la parola quarantena, ma se anche la parola è milanese, poi la pratica invece è stata, sto dicendo messa in pratica, la pratica messa in pratica non è bello, insomma si capisce, a Venezia. Perché? Perché all'indomani delle pestilenze che cominciano a metà del 300 con la morte nera del 1348 vengono presi dei provvedimenti. Ecco, il primo provvedimento di isolamento, e quindi di quella che noi chiamiamo oggi quarantena, è stato preso a Ragusa di Dalmazia, all'odierna Dubrovnik, nel 1377. Ma poi a Venezia viene istituzionalizzato con la, diciamo così, dedica di un'isola a questo scopo. Cioè un'isola della Laguna che ospitava il monastero di Santa Maria di Nazareth viene dal 1403 dedicata alla contumacia, cioè alla quarantena degli equipaggi delle navi provenienti da zone infette, quindi 1403. 20 anni dopo, esattamente nel 1423, l'ospizio dei pellegrini che c'era in quest'isola viene trasformato in ospedale, quindi questa è un po' la data di nascita ufficiale del Nazaretum, Santa Maria di Nazareth, Nazaretum, che poi diventa Lazaretum e quindi diventa il nostro Lazaretto. Quindi Alessandro, scusa se ti interrompo, allora abbiamo scoperto che la parola quarantena non è veneziana, lo è invece la parola Lazaretto, e abbiamo quindi, come dire, la nascita dell'idea di confino, no? Poi noi, come dire, abbiamo avuto nel corso della storia varie altre esperienze di confino, anche per motivi politici, non solo sanitari, in isole, e quindi, come dire, la pratica ha inizio lì. Ci vuoi raccontare anche che cosa succedeva su quest'isola? Cioè, qual era la vita quotidiana in questo periodo appunto di isolamento? Durava davvero 40 giorni, o anche lì la parola è successiva, e però i periodi potevano essere diversi?
I periodi potevano essere diversi e quarantena è una pratica religiosa, no? Quindi comunque novena, quarantena, 40 giorni, la quaresima, quindi questo è un richiamo diretto alla religione. E venivano isolati gli equipaggi, poi, come si dice, medicati, poi visitati, tanto che poi da metà del 400 addirittura questa attività si sdoppia e viene istituito il Lazzaretto Nuovo. Esistono ancora queste isole, si chiamano proprio così, Lazzaretto, nella laguna di Venezia, il Lazzaretto Nuovo, dove c'è un'attività, oggi diremmo di screening, cioè i sospetti vengono visitati, vengono tenuti in isolamento e poi, se malati, mandati al Lazzaretto Vecchio, dove c'è appunto l'ospedale. Io non so quanto li curassero poi al tempo. Ovviamente non si conoscevano le cure, parliamo soprattutto di peste bubonica e il batterio che provoca la peste, la Yersinia pestis, è stata scoperta soltanto nel 1894, per cui insomma in realtà li mettevano da parte e aspettavano, morivano o guarivano. Ecco. Tra l'altro di recente, proprio non molti anni fa, è stato scoperto a Lazzaretto un importante cimitero con numerosi scheletri cinquecenteschi, appunto, di veneziani che erano stati sepolti lì perché morti di peste. E quello che mi ricordo è che si è stabilito che erano un po' più bassi di quanto non sia la media della statura di oggi. Questo è un po' quello È che volevo. interessante, Alessandro, in quello che hai iniziato a raccontarci, poi continuerai, scusami se ti interrompo via via, ma mi fa piacere che ci sia proprio il regista di una No, ma stai chiacchierata. benissimo, perché poi io sai, quando comincio poi tendo a non smettere più. No, ti dicevo, è interessante notare che sono passati quindi 6-7 secoli, ovviamente molte cose sono successe, ci sono stati straordinari progressi scientifici, noi siamo in attesa ora di una cura, di un vaccino, di peste bubonica non si muore più, grazie al cielo, e però è Fortuna. interessante notare come siamo debitori ancora oggi di una pratica appunto che affonda le sue radici così indietro nel tempo e di fatto, guarda, pochi minuti prima che iniziassimo io e te a chiacchierare, Stefano Vella appunto aveva ricordato che il distanziamento sociale, le pratiche di confino, quindi come dire, l'eredità della contumacia veneziana è in questo momento la forma più sicura per limitare perlomeno il contagio e quindi come dire, per cercare di uscire dall'emergenza. È bello vedere come no? Cioè, c'è questo appunto scambio di esperienze, competenze che passa da un secolo all'altro e oggi di fatto ci comportiamo noi come si comportavano appunto i viaggiatori che venivano dall'Adriatico 6 secoli fa. Ma sì, perché alla fine se non c'è cura, e per i virus non c'è cura, e in particolare per questo, non ci sono altri sistemi che non ammalarsi. E quindi per non ammalarsi i metodi sono sempre quelli, quello che viene chiamato distanziamento sociale, cioè quello di isolarsi, rimanere in casa. Ricordiamoci Boccaccio col Decameron, no? Questi sette ragazze, tre ragazzi fiorentini che per non ammalarsi della peste nera del 1348 vanno fuori Firenze e si raccontano le novelle, poi insomma non solo, ma quello che Senti Alessandro, c'è un questa. altro volevo dire, perché ha fatto un altro autore, la terza, che è Alessandro Vanoli, che a Sì. Milano, nella peste di Milano del 1576, sono stati presi dei provvedimenti di isolamento sociale che sono assolutamente e sorprendentemente simili a quelli che sono stati presi, piuttosto violenti, diciamo, a Wuhan, adesso in Cina. Cioè, era stato isolato un quartiere di Milano dove si erano manifestate insomma, degli episodi di peste bubonica e gli abitanti dovevano rimanere chiusi in casa e se non rimanevano a casa, ricevevano la pena di morte.
Che, insomma, se pensiamo che in Cina sono arrivati a saldare le porte, no? Non è che siamo tanto distanti. Niente, niente di nuovo sotto il sole. Senti Alessandro, questa pratica della contumacia, come ci hai detto, si chiamava appunto all'epoca, è stata poi rapidamente adottata già a partire dal 400 in altre città portuali, penso soprattutto Sì, a quelle. assolutamente, è stata adottata a Pisa, a Genova e poi anche in terraferma a Firenze e a Milano, perché si è visto che era l'unica pratica che avesse degli effetti sulla prevenzione delle malattie. E quindi isolamento, e quindi l'istituzione dei lazzaretti, quindi contumacia, che poi appunto si chiama quarantena, ma insomma è sempre la stessa cosa. Esame medico, venivano messi dei medici alle porte delle città per vedere chi manifestasse i segni del contagio e così via. Il problema è che non si capiva perché ci si ammalava e quindi nel caso della peste bubonica non si sapeva che la peste fosse provocata da questo batterio che stava nelle pulci trasportate dai topi, dai ratti, e si continuava a convivere con i topi. E quindi, siccome le condizioni di igiene erano scarsissime, si viveva insieme ai topi senza sapere che erano proprio i topi che causavano la malattia. Alessandro, grazie. Io accolgo la sollecitazione di una delle persone che Ti ho ci visto, sta basta seguendo. epidemia. Basta Ma epidemia, secondo me basta invece no, estremismo. adesso per carità tutte le opinioni sono lecite, ma capire che quello che succede oggi non è poi così diverso da quello che succedeva secoli fa, secondo me è piuttosto importante. Assolutamente. Detto questo, noi avevamo in programma anche di parlare Sì, del tuo libro, certo. quindi ci arriviamo volentieri. E, ho anticipato in apertura appunto che la splendida racconta un decennio della lunghissima storia di Venezia, il decennio che va dal 1499 al 1509. Alessandro, raccontaci tu del libro perché sei l'autore, nessuno è. Dunque, allora, questo è un decennio topico nella storia di Venezia, uno dei tre, poi magari diciamo quali sono gli altri due, episodi in cui Venezia ha rischiato di essere cancellata per sempre dalla carta geografica, invece ce l'ha fatta, ed è un decennio in cui Venezia entra da grande potenza militare, quindi da stato che anche dal punto di vista militare poteva stare all'altezza di Spagna, Francia e Impero, ne esce sconfitta, ridimensionata, diventa una potenza regionale e quindi per mantenere il ruolo politico decide di utilizzare la ricchezza e quindi sostituisce il ferro con l'oro e usa l'arte e l'ostentazione della bellezza e della ricchezza come ragion di Stato. E quindi la Venezia del Cinquecento, di Tiziano, Tintoretto, Veronese, del Sansovino, del rituale pubblico, il Bucintoro, le feste e i ricevimenti, sono figli di questa reazione politica, che ovviamente non avviene da un momento per l'altro, ci mette un po' di tempo, ma insomma, sono queste sconfitte militari che provocano una reazione. Dicevo, gli altri due episodi, 810, guerra con i franchi, invasione di Pipino che rischia di arriva fino al limitare della laguna e rischia di cancellare Venezia. Poi i veneziani dicono che i franchi sono stati sconfitti da loro, in realtà sembra che li abbiano sconfitti i bizantini, insomma, che sia intervenuta una flotta bizantina a supporto dei veneziani. Comunque, insomma, Venezia sopravvive. Altro episodio, 1380, guerra di Chioggia. I genovesi conquistano Chioggia, appunto, arrivano al limitare della laguna, vogliono, come dicono loro, mettere le briglie ai cavalli di San Marco. Non ce la fanno, vengono alla fine sconfitti da Vettor Pisani e Carlo Zen e quindi Venezia sopravvive. 1509 lo stesso, queste due sconfitte militari gravissime, Agnadello e Polesella,
gli altri stati europei riuniti nella Lega di Cambrai avevano già deciso come spartirsi il territorio veneziano. Tra l'altro la Lega di Cambrai è la prima coalizione di grandi potenze europee contro un'altra grande potenza, quindi anche questo è un primato storico. E poi il quarto invece episodio è 12 maggio 1797, ma lì Venezia effettivamente sparisce, perché Napoleone, generale Bonaparte, quindi a capo dell'armée d'Italie, poi insomma i francesi entreranno a Venezia e la Repubblica dopo circa 1100 anni di vita finisce. Però appunto a distanza di secoli rispetto alle sconfitte militari. Diciamo che l'apparato statale, insomma il sistema messo in piedi all'indomani della guerra di Cambrai, della pace di New York del 1516, e dura per tre secoli, per cui Venezia ha un cammino ancora lungo e soprattutto splendido, come dice il libro. Senti Alessandro, ma che livello di consapevolezza c'era in quegli anni della crisi che si stava vivendo, di questo appunto perdita di centralità della forza, no? Militare e politica? Te lo chiedo perché ovviamente chi viene dopo ha il privilegio di osservare i fenomeni del passato con una prospettiva diversa che non è quella dei contemporanei. A leggere le testimonianze, le lettere, tu fai sempre molto ricorso alle fonti nei tuoi libri, riporti brani appunto di testi diplomatici, di corrispondenza anche privata. C'era la preoccupazione così viva della fine di un mondo? Perdonami, visto il tempo che stiamo vivendo oggi, mi viene spontaneo così farmi delle domande anche sul passato. Cioè c'era il terrore di perdere quello che era stato un ruolo e quello che era stato anche un modo di vivere fino a quel momento, e quindi di conseguenza che livello ci fu di consapevolezza in questa nuova strada che venne presa da Venezia e che portò Venezia a essere, se vogliamo, la città che conosciamo e amiamo noi oggi, perché molti dei risultati, soprattutto artistici, ma diciamo da editor non posso che essere grata anche a un figlio di Venezia che si chiama Aldo Manuzio, che esattamente in quegli anni fece imprese non da poco. Ecco, fu una scelta, fu come dire un altro modo di intendere la politica? Sì, anche se ci sono state poi delle prese di coscienza sbagliate. Comunque diciamo che nel lungo certamente la reazione e la consapevolezza che si rischiava grosso ha portato a questa reazione, no? Un esempio che mi piace ricordare è per esempio che la moneta d'oro veneziana, il ducato, da metà del Cinquecento viene chiamata zecchino, e tale era la sua forza, la sua potenza, che ancora oggi noi per indicare l'oro puro lo chiamiamo oro zecchino, e viene da lì. Però, come giustamente dicevi tu, noi abbiamo il privilegio di osservare questi episodi con un certo distacco. Per cui quello che realmente terrorizzava Venezia e i veneziani all'inizio del Cinquecento era stata la circumnavigazione dell'Africa da parte dei portoghesi e la rottura del monopolio del commercio delle spezie. 1498 Vasco da Gama arriva a Calicut, che non è Calcutta, attenzione, Calicut sta nel Malabar, quindi costa occidentale dell'India, e nel 1501 le caravelle portoghesi arrivano a Lisbona cariche di spezie, e veramente ai veneziani sembra la fine di un mondo. È la rottura del monopolio. Addirittura nel 1504 le galee veneziane tornano vuote da Alessandria d'Egitto, cioè peggio di una guerra persa, insomma, perché era la base della ricchezza veneziana. Ma noi sappiamo oggi che poi da questa crisi pazzesca Venezia si riprende, perché a partire dal decennio, dal 1520, cioè dal decennio degli anni 20 del Cinquecento, il commercio riprende e tutto sommato l'azione portoghese viene rintuzzata, il monopolio certo è rotto, ma non finisce il commercio delle spezie e non finisce l'accumulo di ricchezza grazie a questo tipo di commercio. Quello che è completamente assente invece, infatti mi è anche stato detto in questo libro, c'è un grande assente, che è la scoperta dell'America.
Sì, è vero. In questo libro non si parla della scoperta dell'America, ma il motivo è perché i veneziani non si rendevano conto della portata della scoperta dell'America. Perché i veneziani pensavano che l'azione di spagnoli e portoghesi verso Occidente non fosse nient'altro che il contraltare della loro spinta, diciamo, della loro azione verso Oriente. Quindi, come Marco Polo era andato in Cina, come i veneziani avevano intessuto rapporti commerciali con l'Oriente più o meno lontano, insomma, comunque che continuava a trattenerlo, così spagnoli e portoghesi facevano altrettanto con l'Occidente. Quello di cui non si sono assolutamente resi conto è che si stava spostando il baricentro del mondo e che il Mediterraneo non sarebbe stato più l'ombelico di questo mondo, non sarebbe stato più centrale e quindi che l'equilibrio poi si spostava verso l'Atlantico. Ora, dubito fortemente che Venezia sarebbe mai potuta diventare una potenza oceanica. Non stava sull'Atlantico, era troppo spostata. Anche Genova non sarebbe potuta diventare, perché comunque stavano all'interno del Mediterraneo. Infatti, l'altra potenza mediterranea, che era la Catalogna, poi no, si unisce a Castiglia e poi la Spagna si trasferisce sull'Atlantico. Quindi sicuramente sarebbe stata tagliata fuori, ma il punto è che non se ne rende conto. Non capiscono che il mondo è cambiato. E quindi poi, insomma, questo ha le sue conseguenze, insomma. Va anche detto, Alessandro, a proposito sempre di prospettiva storica, ovviamente è stato un commento corretto quello di chi ti ha detto manca la scoperta dell'America. La scoperta dell'America ci insegnano a scuola a una data che è 1492. Il tuo libro racconta vicende che sono successive a questa data di 10 anni e poco più. Ecco, all'epoca 10 anni era un tempo, come dire, che aveva in qualche modo un valore più lungo forse di quello che è oggi un semestre, e quindi forse le conseguenze effettive di quell'avvenimento straordinario non erano appunto ancora state comprese a fondo né metabolizzate. No, Senti, anche perché poi diciamo, le conseguenze della scoperta dell'America ci mettono alcuni decenni ad arrivare. certo, Non è come adesso che si ammala una persona in Cina, ad esempio. ad esempio, e dopo pochi giorni il virus arriva in Europa. Insomma, allora ovviamente i cambiamenti erano molto più lenti e ci mettevano molto di più. Basta vedere quanto tempo ci abbiano messo. Oggi non ce ne rendiamo conto, ma i cibi americani ci hanno messo secoli per entrare nell'utilizzo comune, no? La prima ricetta di spaghetti e pomodoro è del 1837, per cui insomma passa parecchio tempo, no? Prima che si utilizzino i cibi americani. Ma quello appunto, al di là della differenza della circolazione, che ovviamente non poteva che esserci in quei tempi lì, è proprio la mancanza di consapevolezza. In realtà c'è poi, adesso non se ne parla nel libro, ma visto che così ampliamo gli orizzonti, c'è un settore in cui Venezia è importante riguardo alla scoperta dell'America, che è l'editoria, perché la notizia della scoperta dell'America, la diffusione di questa notizia avviene attraverso edizioni stampate a Venezia, perché Venezia era la capitale del libro Vuoi dell'Europa a quel ricordare, tempo. Alessandro, vogliamo ricordare qualche numero sull'editoria veneziana del Cinquecento? A me sorprende tutte le volte che me lo racconti. Beh, insomma, nella prima metà del Cinquecento a Venezia si stampava la metà dei libri che si stampavano nell'intera Europa. E tra l'introduzione della stampa a caratteri mobili, quindi che avviene in Germania nel 1455 e in Italia nel 1465, alla fine del XV secolo a Venezia si stampano circa 4.000 edizioni, che sono il doppio di quelle che vengono stampate a Parigi. Ecco, così anche, visto che i francesi rivendicano sempre ogni primato possibile e immaginabile, e no, nel libro sono arrivati ben dopo. Senti Alessandro,
senza volere attualizzare a tutti i costi, appunto, episodi che sono lontani di molti secoli. Questa lezione, cioè la lezione, come dire, che si trae leggendo le tue pagine, è quella di un'altra possibilità che ci si può dare, no? Quindi ci sono le sconfitte militari, c'è una perdita di peso politico, c'è il rischio dell'essere relegati ai margini dopo decenni, appunto, in cui si era stati invece dei protagonisti sulla scena mondiale, perché il mondo, appunto, all'epoca lo consideravamo, come dire, più ristretto. L'esperienza, appunto, di cui racconti nel libro, cioè la possibilità di superare questa difficoltà e attraverso risorse che sono legate a quello che oggi, proprio parlando della Cina, si chiama soft power, tra l'altro, no? E quindi risorse che hanno a che fare con le arti, con la cultura, con l'intelletto umano, appunto. Trovare una via di uscita in qualche modo che permette, come ci hai raccontato, per altri secoli perlomeno, di non così rassegnarsi a una crisi irreversibile a 360 gradi. È una lezione che può dirci qualcosa anche oggi. Noi non facciamo altro che sentir parlare comprensibilmente di crisi. C'è la preoccupazione enorme, ovviamente, che oltre al dramma umano legato alla perdita delle vite, che ovviamente è l'aspetto più centrale e più tremendo di quello che sta succedendo, cioè ci sarà però una crisi comunque grave, che è quella dell'impoverimento, delle difficoltà dell'economia, della perdita di posti di lavoro, di una perdita di centralità dell'Italia, di una perdita di centralità dell'Europa, senza, ripeto, semplificazioni che non faresti mai. Pensi che qualche indicazione dal passato e da questa vicenda veneziana ci può tornare utile? Ma certo, la capacità di reazione. Adesso non vorrei dire cose che possano apparire ciniche, insomma, in questi tempi calamitosi in cui tanta gente perde la vita, ma le crisi del passato sono terribilmente superiori a quelle attuali. Cioè, oggi è niente. Pensiamo che con la peste. Con la peste nera del 1348 stermina da un terzo alla metà della popolazione europea. Cioè, aveva un tasso di mortalità del 50%, cioè la metà di chi si ammalava moriva e si è ammalato circa l'80% della popolazione. Quindi, voglio dire, la guerra dei 30 anni, che non coinvolge l'Italia, per fortuna, ha sterminato metà della popolazione dell'Europa centrale. Cioè, c'era una fame tale che erano normali il cannibalismo e l'autofagia. Autofagia significa che si tagliavano un braccio e lo mangiavano tentando di sopravvivere e non sopravvivevano. Quindi, voglio dire, la storia ci insegna che è successo di tutto, ma ci sono state anche le reazioni. Poi se ne è venuti fuori, cioè si è usciti da queste situazioni di crisi terrificanti. E anche cambiando gli orizzonti e cambiando gli obiettivi. E appunto quello che fa Venezia all'indomani di questa crisi epocale innescata dalla Lega di Cambrai, dalle sconfitte seguite a questo allearsi di tutte le potenze europee contro di anche questo, ma pensate un po' che cos'era. Cioè, tutta Europa, esclusa l'Inghilterra, cioè l'unico Stato che non si è coalizzato contro Venezia era l'Inghilterra. Tutti gli altri si sono coalizzati contro Venezia. L'Inghilterra fa sempre a modo suo, perdonami E l'inciso, nel bene infatti era una specie di Brexit, anche la Brexit di Cambrai. Comunque Venezia ce la fa, esce e reagisce appunto utilizzando l'arte, la cultura, la bellezza, cambiando la prospettiva. Quindi non più potenza militare e soltanto commercio, poi il commercio continua, ma insomma, e soltanto commercio, ma investendo anche su altri settori, in questo caso l'editoria. Appunto, Venezia diventa la capitale
editoriale, perché i libri al tempo, oggi soprattutto per chi fa l'editore, no, Lia? Sembra un po' strano che i libri possano essere un settore così che con tanto valore aggiunto. Come allora, ma al tempo si diventava ricchi con i libri, ecco, oggi invece assolutamente. Ma abbiamo sbagliato epoca, Alessandro. Abbiamo sbagliato epoca, sì, però si moriva prima, per cui alla fine va bene così. Non faremo a caso. Voglio dire, i libri, ma per esempio un altro settore di cui che spesso si ignora, il sapone. Venezia diventa il centro della produzione del sapone, che non serviva per lavarsi, perché erano tutti sporchissimi al tempo, ma serviva per lavare la lana, e i veneziani riprendono le ricette del sapone da Aleppo, e poi i francesi a Marsiglia le riprendono da Venezia. Per cui oggi abbiamo ancora il sapone di Marsiglia, il sapone di Aleppo, sperando che finisca quello che sta succedendo in Siria, il sapone di Venezia non c'è più. Però era un altro settore industriale importantissimo, i profumi. E Venezia diventa la capitale del profumo, perché i primi profumi a base alcolica sono stati messi appunto a Venezia. Prima dell'inizio del Cinquecento si parlava di unguentum, profumi a base grassa, quindi creme sostanzialmente. I veneziani pensano di cominciare a produrli con l'acquavite, e quindi con l'alcol, profumi a base alcolica, aspergibili, stavano nei flaconi. Questo non è un caso, perché dove venivano prodotti i flaconi di vetro? A Murano. Quindi era tutto legato. Dopodiché, ritornando a un po' di polemica antifrancese, dopodiché i francesi sostituiscono l'acquavite con l'alcol puro e dicono che li hanno inventati loro. Ecco, voglio dire, ma pensate cosa stava succedendo, no, a Venezia? Nel giro di quegli anni, appunto, riesce a riciclarsi completamente. Guarda, Alessandro, è quello che possiamo fare anche noi da oggi. Due messaggi preziosi. Il primo è ricordare che la storia umana, ahi noi, è costellata di tragedie di dimensioni enormi, e quindi, come dire, ricordare che tra l'altro anche in tempi più vicini ai nostri, no, spesso viene evocato in questo periodo uno scenario bellico in senso proprio. Anche in quel caso, ovviamente, i numeri dei morti che l'Europa e l'Italia anche appunto hanno visto sono numeri incommensurabilmente superiori a quelli pur drammatici di cui leggiamo oggi. Va detto anche che forse noi contemporanei, noi figli del Novecento, noi figli del secondo dopoguerra, c'eravamo illusi appunto che quelle tragedie di quelle dimensioni fossero davvero alle spalle. Ci stiamo ricordando oggi di quanto siamo comunque fragili in quanto esseri umani, però fai bene a ricordare che la storia testimonia di tragedie enormi da cui comunque spesso ci si è risollevati, e fai bene a dire che bisogna fare forse anche uno sforzo di fantasia, mi verrebbe da dire, no? di inventiva, di creatività, per immaginare, come dire, un punto di partenza che faccia superare la crisi anche attraverso direzioni che siano diverse rispetto a quelle che abbiamo frequentato fin qui. Senti, Alessandro, colgo qua e là alcuni dei commenti delle persone che ci stanno ascoltando. Una persona ha segnalato semplicemente il caso in cui noi stiamo vivendo una specie di quarantena nei giorni della Quaresima, cioè questa curiosa sintonia. Assolutamente, ma infatti i 40 giorni poi sono legati. Sì, è la Quaresima. La persona che ci sta ascoltando auspicava, come dire, che a fine quaresima o più o meno a ridosso di quella data finirà anche la quarantena. Ovviamente ci uniamo all'augurio. C'è chi ti chiede, così confidando sulle tue capacità quasi visionarie, ma noi come dobbiamo fare ora per il futuro? Poi se vuoi dire qualche cosa di più preciso, ti magari lascio. Fossi in grado. Volevo anche dirti che tu sai che noi lanciamo alla vigilia di queste nostre dirette Instagram dei sondaggi, in vista di questa chiacchierata di oggi la domanda che abbiamo posto è: la quarantena favorisce la creatività? Quindi vedi, siamo in linea con le ultime cose che ci stiamo dicendo. È curioso vedere che il risultato ha spaccato a metà il nostro così campione, perché il 53% di chi ha risposto ha detto sì, la quarantena favorisce la creatività,
il 47% ha detto no. Io personalmente penso che il 47% che ha detto no sia composto da persone con figli piccoli a casa, diciamo, la creatività in questo momento è un po' limitata. Io ho figli grandi, per fortuna, quindi... Quindi sei più creativo del solito, bene. Soprattutto in cucina, infatti adesso magari, siccome l'inquadratura è da qua, non si vede, ma credo di patire un problema comune a molti altri. Senti Alessandro, approfitto anche di un'ultima osservazione, un ascoltatore ci dice le grandi crisi devono essere, sono anche opportunità. Voglio tornare velocemente, poi tra qualche minuto ci avvieremo ai saluti, a Venezia, la città in cui sei nato, la città che ami, la città di cui racconti storie meravigliose, devo dire si resterebbe ore ad ascoltarti. Venezia negli ultimi anni è stata schiacciata su un'immagine un po' artefatta, no? Se si pensa a Venezia, si pensa a una città priva della vitalità che era quella del passato, dei secoli di cui tu spesso racconti, e senza nulla togliere alla meraviglia assoluta ovviamente di quel luogo, c'è un po' un'immagine, come si dice, museificata, no? Venezia, così come Firenze per altri versi, finita per sembrare un luogo che ha perso, come dire, in vita autentica, in identità contemporanea, vitale e vivace, per essere in qualche modo un oggetto di fruizione, per carità, di alto livello culturale spesso. Però allora la domanda che ti voglio fare è questa: ne abbiamo parlato telefonicamente qualche pomeriggio fa, ora Venezia è vuota, quindi come tutte le nostre città, di più perché non ha abitanti, certo. Quindi è un po' certo. Questo. Può essere, secondo te, questa crisi, potrà essere il dopo crisi un'occasione per i veneziani, per gli amministratori, ma aggiungo anche per gli italiani tutti, e quindi penso non solo a Venezia ma anche ad altre città che hanno in qualche modo un destino accomunato a quello della tua città, quello per immaginarsi un futuro in cui l'identità non sia solo quella, perdonami la banalizzazione, dell'essere una grande camera d'albergo? Spero di sì, ma temo di no, perché da quello un po' che vedo mi sa che questa consapevolezza c'è in chi ce l'aveva già prima, cioè in quegli abitanti, in quella parte degli abitanti che già prima si rendevano conto che così non si poteva disegnare un futuro in questo modo, con questo turismo tanto invadente, ma mi sembra di vedere un'altra parte della cittadinanza che non vede l'ora, anche comprensibilmente, perché insomma quando poi non si guadagna, voglio dire, non è che mi sento di condannarli, ma che non vede l'ora che tutto torni come prima, e soprattutto da parte dell'amministrazione mi sembra che non ci sia volontà di pensare a un modello di sviluppo diverso. Devo dire che, visto che abitiamo in un mondo interconnesso e globalizzato, questo problema del turismo pervasivo non è solo veneziano, certo. C'è in grandi città, hai citato Firenze, ma potremmo citare anche Barcellona ed Amsterdam per esempio, che però siccome hanno un alto numero di abitanti comunque ne risentono in maniera diversa. Oppure l'abbiamo citata prima, la povera Ragusa di Dalmazia, ovvero Dubrovnik, che sta ancora peggio di Venezia, perché nella città storica di Dubrovnik che non vive più nessuno, sono tutti bed and breakfast, e per cui voglio dire, davvero è un problema epocale, è un problema, però è legato al turismo low cost, è legato ai voli, e cosa facciamo? Impediamo a Ryanair o EasyJet di vendere i voli a 30 euro? No, bisognerebbe cercare di contemperare queste diverse esigenze. Comunque, siccome è un discorso enorme che insomma non è il caso di intraprendere qui, il problema è che Venezia non ha più abitanti. A Venezia oggi, nella città storica, vivono meno di 52.000 persone. Siamo scesi sotto le 52.000 poco tempo fa. Io dico siamo perché anche se vivo a Milano sono ancora residente a Venezia, per cui faccio parte di questi 51.900 che ancora vivono a Venezia. Poi il sindaco dice che sono più di 100.000, ma insomma non lo so, sono cifre che prenderei con le pinze. Bisogna cercare di promuovere delle politiche che favoriscano la residenza,
Cioè, da questo non se ne esce. No, no, no. Qualsiasi discorso che venga fatto non vale se non si promuovono delle politiche che facciano sì che in queste città, ovviamente io parlo di Venezia, ma non solo Venezia, si torni a vivere. A vivere, Senza certo. abitanti una città non è più una città. È un baraccone, è una Disneyland, è una giostra. Diciamo, Senti Alessandro, scusami. posso collegarmi alla cosa che stai dicendo per ricordare a chi ci sente che anche senza librerie una città non è una città? Ma E quindi assolutamente le librerie io sto sono uno di questi fattori, perché le librerie sì, io sto appunto. dicendo a tutte le persone, come dire, che mi capita di frequentare e di sentire che in tutte le città in questo periodo molte librerie indipendenti stanno facendo un servizio di È spedizione. vero, tra l'altro Ci anche una a sono. Venezia che io, adesso quella che, no, due ne, so che lo stanno facendo, la Toletta e la Marco Polo, che sono proprio Vedi? librerie della città storica veneziana, Salutiamo gli amici portano i libri a ebraica in casa Milano e voglio a ricordare chi li appunto a vuole. tutti che quindi è possibile ancora comprare libri anche in questo periodo, aiutando i librai che stanno facendo, come tanti altri operatori naturalmente, molta fatica. In ogni caso, poi per chi vuole leggere c'è anche il formato elettronico e tutti gli editori mettono a disposizione buona parte del catalogo in ebook. Senti Alessandro, c'è un consiglio di lettura che vuoi dare, a proposito, no? Cose che stai E mi sono preparato proprio una cosa che è particolarmente in tema con quello di oggi. Allora, io ho una grande passione, non sono l'unico in questi giorni, per Churchill, Winston Churchill. E qui c'è un piccolo libretto Devi dirci che il si titolo intitola perché Il lo vogliamo sorriso del incontrare. Bulldog. Il sorriso del Bulldog, edito da una piccola casa editrice, Liber Libri. In cui si riportano dei pensieri di Winston Churchill, che era una persona dotata di un senso dell'ironia davvero fuori dal comune. Ma vorrei ricordare una frase che non è ironica, ma per chi si occupa di storia come noi, insomma, è fondamentale. E Churchill disse: una nazione che dimentica il passato non ha futuro. E questo direi che, insomma, è assolutamente fondamentale, no? È quello che abbiamo cercato di fare anche oggi insieme a Anche te, Alessandro. oggi dobbiamo avere la Passato. consapevolezza del nostro passato, perché solo da questa consapevolezza possiamo trarre una lezione per capire come andare avanti. Non Bene, non c'è chiusura migliore di questa nostra chiacchierata. Io, c'è Alessandro, ti chiusura migliore di ringrazio. Churchill. Di Churchill. Ti ringrazio moltissimo. Ricordo che domani ci sarà un'altra diretta, sempre alle 12, a parlare con l'editore, ci sarà Salvatore Rossi, presidente di Telecom, quindi affronteremo altri scenari, non da ultimo quello anche del controllo, della privacy, insomma ci sono molte questioni che si stanno intrecciando in questo periodo. Vi ricordo anche che noi avevamo annunciato queste nostre dirette di Casa La Terza fino al 3 aprile, in realtà abbiamo deciso di prolungarle, quindi sui nostri canali social, sul sito La Terza troverete l'agenda per i giorni poi anche a partire dalla prossima settimana. Grazie infinite, Alessandro, e grazie a tutti gli amici che ci Grazie. hanno ascoltato. Ciao. Arrivederci. Arrivederci a tutti.